Ciao ragazzi, allora ho deciso di fare questo video perché non ho mai parlato di capelli. Molte mi chiedete cosa utilizzo, visto che ho questa chioma riccia da Nencino, e come appunto tratto i capelli, perché come sapete i capelli ricci sono molto più difficili da trattare bene, diciamo. Quindi vi faccio vedere un po' cosa utilizzo di solito e cosa sto utilizzando adesso. All'inizio allo shampoo. E ora come ora sto utilizzando questo, che è l'ultra dolce della Garnier, quello madreperla e fiori di ciliegio. Allora, a parte che l'odore è buonissimo, mi piace un sacco, vedo che fa il suo lavoro, nel senso che trovo i capelli più lucenti e anche più morbidi. Oltretutto, ho scoperto, guardando anche il video di Mrs. Strawberry Files, che i prodotti dell'ultra dolce non hanno un inci così male come si pensa. Gli ingredienti sono questi qui. Quindi nel caso voleste controllare anche voi, potete mettere in pausa e vedere appunto quali sono questi prodotti. Però comunque vi ripeto, non è male. Oltre al fatto che ci sono appunto 250 ml e costa 3 o 4 euro, questo mi piace parecchio. Per quanto riguarda il balsamo, ora come ora sto finendo questo che è di John Frieda, che non lo guardate neanche l'inci. Non andate a guardarlo perché è da strozzarsi. Questo invece ci sono 250 ml ma costa tipo 10 euro. Io amo i prodotti di John Frieda, cioè partendo da questo presupposto, devo dire che ci sto ripensando perché comunque per l'inci che hanno, cioè, non so quanto convenga utilizzarli, però comunque i risultati sui capelli ci sono e tutto quello che volete. Questo è per i castani chiari, come vedete, e ci sono, come ho già detto, le linee per castane scure, rosse e bionde. Ho iniziato a utilizzare questo balsamo della Herbal Essence, che è scintilli di luce, che è fantastico, cioè a me piace da morire. Non vado pazza per l'arancio, perché questo sa di arancio, ma mi piace veramente tanto. Cioè questa secondo me è la migliore accoppiata che io abbia provato per ora. Cioè, non so perché, ma quando utilizzo lo shampoo e il balsamo della stessa linea non ho mai il risultato che voglio. Questi praticamente dicono, promettono di fare la stessa cosa, diciamo. Cioè, tutti e due vogliono dare lucentezza, però non essendo la stessa linea molto probabilmente non hanno gli stessi ingredienti e quindi io mi ci trovo bene, vedo i miei capelli anche un po' meglio. Quindi. Non ho controllato l'inci della Herbal Essence, quindi non vi so dire, però se avete notizie mi lasciate un commentino qui sotto. Per quanto riguarda le maschere, ho finito Capelli d'Angelo 2 settimane fa, però di solito che è della Lush, e mi ci trovo davvero bene. Ora sto utilizzando questa della John Frieda, questa è veramente buona, cioè i capelli sono tutti belli ondulati, mossi, tranquilli. Io la utilizzo una volta a settimana e questa è buona, mi piace. Non so quanto costa singolarmente perché ho comprato il kit, questa e lo shampoo insieme, quindi non, le avevo pagati 21 euro in tutto, credo. Per quanto riguarda le spume, le creme e quant'altro, allora, di spume ne ho due. E ho questa qui della Nivea e questa della Pantene. Allora, pensavo, cioè la prima che avevo comprato era questa e pensavo non fosse, cioè non andasse bene per il mio tipo di capello. Provando anche questa ho capito che evidentemente non mi piace la spuma sui miei capelli, perché comunque non mi definisce ricci, me li appesantisce e poi fa quelle ciocche di capelli unite, dure, che non mi piacciono. Quindi sto cercando di smaltirla ogni tanto vario, però non mi piace proprio la spuma sui miei capelli. Quindi, no, non che non siano buoni prodotti, ripeto, è che molto probabilmente sono, cioè, non piace a me l'effetto della spuma. Poi, quando mi stiro i capelli, che ormai è un avvenimento più unico che raro, devo dire, metto prima questa, che è una spuma comprata in un negozio di articoli per parrucchieri, che aiuta a stirare in un modo quasi fantastico. Ripeto,
cerco di danneggiare il meno possibile i miei capelli perché ho passato praticamente il secondo anno del liceo solamente a stirarli, quindi li sto lasciando stare. Se non ripeto qualche volta che magari mi abboccolo un capello o quant'altro, però la piega solitamente la faccio solo al parrucchiere. Utilizzo spesso anche questa crema lisciante, che praticamente è un balsamo senza risciacquo, che è della Ultra Dolce, che aiuta molto molto per il crespo. Questa è la linea all'olio di noce e foglie di pesco per i capelli aridi e crespi. Questa mi piace, devo dire che però forse mi sporca un po' troppi i capelli, non quanto quella della Sunsilk di cui vi avevo già parlato, però questa per il crespo fa quello che dice. Per quanto riguarda la lacca, ne utilizzo una solamente, ripeto, quando faccio boccoli o mi piastro i capelli, che è quella che utilizzava la mia nonna, che è la Splendor. Costerà 1 euro o 2 massimo al supermercato ed è quella più conosciuta, direi, di prodotti per supermercati. Da poco tempo, sotto consiglio della mia compagna, e soprattutto dopo i commenti che ho visto nel forum, ho comprato i semi di lino, che da pazza ho comprato in un negozio per parrucchieri quando non sapevo li vendessero anche nel supermercato. 10 euro. Vabbè, comunque, no, è perché ho visto che costano 4-5 euro al supermercato. Comunque, una manna dal cielo, nel senso che mi lamento sempre che i miei capelli non crescono. Voi forse, ecco, se vedete i primi video che ho postato, avevo i capelli molto molto corti e avevo fatto una pazzia di tagliarli, mai più, non lo farò mai più, mai più, perché i capelli ricci corti sono ingestibili. Quindi la mia compagna mi ha consigliato questo, mi ha detto guarda che io li metto prima di lavarmi i capelli sulle punte e mi aiutano un sacco. Effettivamente le sto usando da 2 settimane e vedo già dei risultati. Ho sempre le doppie punte, un pochino, però comunque sta migliorando parecchio. A volte le prendo ancora una gocciolina dopo averli lavati e la passo così, solo sulle punte. Anche prima di lavarmi li passo solo sulle punte. Qui no perché ho già i capelli abbastanza grassi, diventerebbero ancora più grassi. Per quanto riguarda l'asciugatura dei capelli, spesso e volentieri li lascio asciugare naturalmente, cioè senza phon o quant'altro, perché noto che il risultato è migliore. Però quando sono di fretta utilizzo il diffusore, che ho comprato anche questo in un negozio per parrucchieri, e che non lo utilizzo testa in giù, cioè io metto, che ne so, i cristalli, i semi di lino o la spuma, poi prendo metà ciocca. L'appoggio così, mettendo tutti i capelli insieme in questo modo, e poi sto ferma così per 5-10 minuti, mettendo dalla temperatura media a quella massima, alternando ogni 2-3 minuti. Proprio perché, comunque, se li sto asciugando è perché sono di fretta. So che la temperatura massima fa male, però non posso aspettare. Non aspetto la completa asciugatura perché verrebbero troppo crespi, però comunque do un tono, una forma ai capelli senza appunto asciugarli del tutto. Quindi, se avete altre domande, basta lasciare un commento qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e un bacio. Ciao!